L'Italia è conosciuta al mondo come la terra di genio e sregolatezza. Da Michelangelo Buonarroti a Michele Cucuzza, da Mazzini a Martufello, da Scipione l'Africano a Scilipoti l'Italiano. Parliamo di sregolatezza. La sciagura della Costa Concordia è un episodio che possiamo tranquillamente definire metafora dell'Italia. Ora però parliamo di genio, il metodo ingegnoso con cui hanno trasportato il relitto a Genova. Ho quella faccia un po' così. Si narra che quattro ingegneri sconosciuti, durante una serata all'osteria, in una sessione di coniglio porchettato e Chianti, abbiano trovato una soluzione geniale! Ma com'è possibile? Ma come hanno fatto? Ma come ci sono riusciti? Al posto nostro i tedeschi avrebbero trovato delle soluzioni eccellenti, come un grosso fustel fumante di Bavaria. Ma gli italiani, come nelle barzellette, trovano le soluzioni nei modi più impensabili. Abituati a brancolare nel buio, siamo costretti a trovare soluzioni all'ultimo secondo. È semplice, prendi un Geberit, un saliscendi, usi un sifonale zigrinato, due palloni gonfiabili e quella va che è una meraviglia. Questo perché al posto del salsicciotto fumante abbiamo sempre l'impressione di essere inseguiti dall'infido cetriolo. L'Italia pullula di geni, organismi che si sono autogenerati per contrastare la natura autodistruttiva dello stivale bucato che fa acqua da tutte le parti. Più che genio e sregolatezza, siamo sregolatezza e genio che deve sempre metterci una pezza.